Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Città fortificate o costruite ai piedi di roccaforti. Così in passato l'uomo ha provveduto a proteggere i propri beni e a garantire la propria sicurezza. Le muraglie del XXI secolo sono molto diverse e molto più sottili. La separazione tra civile e militare è stata per molto tempo la regola, nello spazio come altrove. Ma oggi le cose sono cambiate, secondo questo esperto dell'Agenzia Spaziale Europea. I problemi di sicurezza oggi chiamano in causa sia attori civili che militari. Che ci si occupi di sicurezza marittima o di sicurezza delle frontiere, si ha sempre bisogno di mezzi di osservazione e di sorveglianza. Si parla di sinergie, per utilizzare un termine molto in voga. Questo significa che si possono sfruttare e utilizzare gli stessi mezzi per rispondere agli stessi bisogni. L'ingorgo nello spazio orbitale e il rilevamento di oggetti potenzialmente nocivi ci forniscono esempi dell'esistenza di questa sinergia tra civile e militare. GRAV è un sistema radar militare francese sviluppato dall'ONERA, il centro francese di ricerca aerospaziale gestito dall'aeronautica. Rileva tutti i satelliti in orbita bassa, in particolare quelli che vengono definiti spia. Per affinare le loro osservazioni, gli analisti del GRAV uniscono spesso i loro mezzi a quelli di un organismo civile tedesco, l'FGAN. A Wartburg, non lontano da Colonia, una struttura radom ospita una gigantesca antenna mobile di 45 metri. È il TIRA, un sistema radar di ricerca ed elaborazione di oggetti spaziali. In questo caso la sinergia tra militare e civile si potrebbe riassumere così. GRAV rileva e l'FGAN vede. Il nostro compito è identificare i satelliti, capire che tipo di oggetto abbiamo di fronte, cosa fa, se è pericoloso per altri oggetti spaziali. Queste missioni, al tempo stesso civili e militari, hanno un solo nome, missioni duali. Ci sono missioni concepite fin dall'inizio come duali. Questo vuol dire che mettono assieme finanziamenti civili e militari che rispondono a disposizioni militari da un lato e civili dall'altro già definite. È il caso di Cosmo SkyMed. Per scoprire cos'è Cosmo SkyMed andiamo in Abruzzo, nel bel mezzo di un altopiano, una foresta di antenne stona con il paesaggio, è il centro spaziale del Fucino, il più grande complesso di telecomunicazioni spaziali civili al mondo. È qui che si trova il centro di controllo di quello che è considerato il primo sistema duale di satelliti radar di osservazione terrestre. Cosmo SkyMed come sistema complessivo sarà in grado di acquisire più di 1800 immagini al giorno della superficie terrestre. Inoltre ha una elevatissima capacità di tornare sulla stessa area e quindi consente applicazioni di monitoraggio. Cosmo SkyMed può arrivare a rivisitare una stessa area anche una volta ogni 4-6 ore. I satelliti sono gli stessi per l'utente civile e militare. Le operazioni di controllo di solito sono concertate, ma in caso di forza maggiore o di minaccia alla sicurezza del paese o dell'Europa, l'aspetto militare diventerà prioritario rispetto a quello civile. La condivisione dei mezzi non esclude due tipi di azioni distinti. I suoi requisiti operativi sono stati disegnati tenendo da subito in considerazione i requisiti della difesa italiana e i requisiti provenienti dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il sensore a bordo ha una capacità completamente doppia di acquisire immagini sia per il mondo civile che con modalità dedicate e classificate per il mondo militare. La costellazione Cosmo SkyMed nella sua configurazione finale sarà composta da 4 satelliti. 3 sono già operativi e l'ultimo sarà lanciato nel 2010. L'osservazione avviene attraverso un radar che funziona senza interruzione, di notte e di giorno. Anche il tipo di finanziamento è duale. Ed è stato possibile svilupparlo e realizzarlo in un tempo assolutamente ragionevole grazie al fatto che in Italia è stato possibile unire un budget dell'Agenzia Spaziale Italiana con un budget proveniente da un altro ministero, in particolare il Ministero della Difesa. Cadono così le frontiere tra civile e militare. I promotori di questa sinergia sono gli Stati Uniti. Essa è considerata tra l'altro necessaria per sopperire alle limitazioni di budget e per eliminare sprechi. Spostiamoci in Spagna per esplorare i meandri della sicurezza e dell'informazione. La base aerea di Torrejón de Ardós, non lontano da Madrid, è la sede di una delle agenzie meno conosciute dell'Unione Europea. The Satellite Center is unique in the sense
Il centro satellitare è unico, nel senso che innanzitutto è l'unica agenzia dell'Unione Europea al crocevia tra lo spazio e la sicurezza. Nel centro satellitare dell'Unione Europea viene messo ben in vista il carattere riservato delle attività. Per ragioni di sicurezza non vediamo i volti delle decine di analisti che vi lavorano. È qui che ogni giorno viene elaborato un grosso volume di informazioni arrivate da tutto il mondo e dallo spazio, civile e militare. I prodotti del centro satellitare sono definiti prodotti di intelligence geospaziale. Questo significa che includono non solo immagini satellitari rilevate dai sensori ottici e dai radar disponibili, ma anche dati che arrivano dagli aeroplani, da terra, e includono anche mappe, testi, video. Qualsiasi informazione necessaria per spiegare ciò che sta accadendo a terra. Alla fine le informazioni si presentano sotto forma di dossier informatico multimediale. C'è inoltre un aggiornamento in tempo reale e in funzione delle missioni o delle decisioni da prendere. Il centro satellitare dell'Unione Europea è un'agenzia creata per sostenere la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Per cui noi determiniamo i prodotti e li inviamo ai nostri clienti a Bruxelles e negli Stati membri. Su questa base vengono prese decisioni politiche o militari nell'Unione Europea. Chi possiede l'informazione e sa chi fornirla ha un potere in qualche modo. Quando siete in una situazione di crisi dovete poter essere certi che l'informazione che vi arriva sia fornita da una fonte affidabile e che questa informazione sarà aggiornata regolarmente quante volte lo vogliate. È necessario anche poter determinare dove vedere ciò che accade, per cui non c'è altra scelta che avere mezzi propri gestiti autonomamente. La tecnologia del XXI secolo ha relegato mura e fortificazioni al rango di vestigia del passato. Cadono le barriere tra civile e militare, non senza i timori però di alcuni scienziati che questo possa rappresentare un passo verso la militarizzazione dello spazio. Il governo è culo e camicia con l'industria delle telecomunicazioni fin dagli anni 40. Ha inquinato tutto. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Mia moglie sono anni che lo sta dicendo. Tutti i cavi, tutte le frequenze. Più tecnologia adoperi, più è facile per loro controllarti. Huxley e Orwell avevano visto giusto. Ci siamo arrivati.